Ciao a tutti! Allora, è tornato il vostro chef preferito, il barbuto, sottofondo di pappagallo, che ovviamente adesso che io parlo parlerà anche lui, vedete, ecco. E vi voglio fare una ricetta internazionale quest'oggi. E ci abbiamo anche i commenti sotto di mia moglie, dell'Eleonora, che fa il tifo. Si chiama Kandel Mullar, una roba simile. Allora, è un pan brioche alla cannella, no, la cannella svedese, la pan brioche, la ricetta è svedese, è un pan brioche alla cannella, la ricetta è svedese. L'ho presa dal sito, dal blog Giallo Zafferano, il sito è pasticcera pasticciata. Di quella lì, della Loredana Mesiano, Quella lì. quella lì, non mi ricordo un attimo. Allora, adesso vi dico tutti gli ingredienti che ci vogliono per fare il pan brioche, e poi vi dirò anche gli ingredienti che ci vogliono per la farcitura. Allora, ci vogliono 120 g di lievito di pasta madre raddoppiata e rinfrescata. Io l'ho rinfrescata alle 7, adesso sono le 11 e è pronto. Poi 270 g di latte freddo, 70 g di burro morbido, 50 g di zucchero semolato con un pizzico di sale, ce l'ho già messo dentro. 400 grammi di farina. La farina ho preso una doppio zero con forza che c'ha 3,40, ma fa 3,43 perché dice di prenderla con sta forza. E mezzo cucchiaino di cannella che già ho messo dentro, ma neanche si vede. Mezzo cucchiaino, boh, sarà. Sentiamo dopo come vengono. Adesso la prima cosa da fare è sciogliere il lievito madre con latte freddo. E pi. Allora, una volta sciolto il lievito madre, così, aggiungiamo la farina con dentro mezzo cucchiaino di cannella in polvere e 50 g di zucchero e un pizzico di sale e impastiamo. Poi il burro lo dovrò aggiungere dopo un po' alla volta, quando si sarà formata una fantastica maglia glutinica. Allora, adesso che ho fatto un po' di maglia glutinica, vedete? Inizio a unire il burro piano piano. Mi sono Beh, mi scordato sembrava. di dirvi una cosa importantissima. Allora, questa cosa qui gli svedesi la usano per fare merenda. E la merenda in Svezia, non vi dico come si chiama, trovatelo voi. Una parola È volgare. una parola volgare. E se siete arrivati fin qui e trovate come si dice merenda in svedese, scrivetelo nei commenti. Allora adesso inizio ad aggiungere il burro un po' alla volta. Dai, Cioè, è anche scherza. me il puletto, guarda. Oh, povero No, Marco, fai una scusa, cosa. Dai, Pippo. dammi pure fastidio. Ho incordato, ho amalgamato il burro e adesso devo metterla qua dentro. Non so se ci entrerà, se c'ha l'ingresso piccolino. Andrà? Non ci andrà? Aiuto, aiuto, aiuto. Che maestrigio. Come si fa a mo' spianarlo qui? Aiuto. Aiuto. Ah, ecco, adesso non mi scappa più la mano. Ma dopo viene fuori, dopo che la raddoppiamo? Ti ho detto, vuoi il contenitore più Ma hai detto grande? di usare questo? Oh!
Ma tu, del Bushido che mi venda quest'uomo? Non è vero, prendi quello, m'ha detto. Amici telespettatori, mi ha detto è un prima, uomo bugiardo. Voi non avete sentito, ma quando io cercavo un contenitore mi ha detto prendi quello. È il re delle bugie. La cannella non so se è. Batta le mani. No. No, si sente, la cannella si sente! È colpa tua, mi hai fatto usare il barattolo sbagliato. Se ci hanno mai mannato a quel paese... Lo mettiamo lo scotch qui e vediamo se raddoppia, lo copriamo e aspettiamo. Ecco qua. Ciao, ci vediamo al raddoppio. Backstage, un backstage! Dietro le quinte. Oddio, ma perché? Ok. Allora, sono passate 18 ore. 18? No, 8. Abbondanti, 10 ore. Sono ah, ma no, 18, sono esagerato. Vabbè, le sono tantissime. In 4 ore dovrebbe raddoppiare. E non cos'altro. Adesso lo tiro fuori, boh, se ci viene, non lo so. Davvero, non stai a mangiare, non mi viene a aiutare? Amici telespettatori, perdonerete il mio aspetto dismesso e poco splendente. So che siete abituati a una personcina meravigliosa e affascinante, però ragazzi, si può avere tutto. Dai una leggera infarinata prima di passarci il mattarello. Perché non fai le ti dico io, dai una involverata. Gliel'ho data. Ma non si fa così, se piglia un pizzico poi si fa così. Ma no, solo mattarello, solo... Allora spiegati, dai una impolverata a cosa? Ah, se non lo dici... Adesso devo spalmarci questo. Guarda. Ma vieni qua, mi stai lì da lontano col dito. Qui è sottile e qui è un po' più spesso. Allora non va bene, hai detto sì. E l'ho vista adesso. Eccolo che casca il burro. Il mio pappagallino voglio molto bene, io non gli no. do fastidio. Lo so che non gli vuoi molto bene. No, un tratto, non è morde. Chissà non perché. Non so. Io ho detto vieni mi aiuta, non mi aiuta, sta lì col dito e mi dice, mica mi aiuta. Che c'è che non va bene? Dai, parla, parla. Un maio che problema è con... C'è le macchine. Ma allora, mi pi in giro! Certo, te lo meriti. Poi mi dice, non si dicono stronzo nel video. Perché cose ti demonetizza, ma è un paio di corna, quello che uno c'ha. Mostra, infatti, quello che c'hai, mostra. Giustamente. Ha detto che dovrei lasciare 2 centimetri solo nella parte alta. Ma no. Sì, dimmi. Tu c'hai intenzione di arrotolarlo così? No, arrotolarlo a libretto. Sì, lo devo arrotolare. Ma non da sto verso, te ne vengono poche poi dopo le fette.
Allora, penso che rispetto a ieri sera sono raddoppiati. Un filino. E hanno lievitato tutta la notte, adesso perché non crescevano, quindi in tutto, non lo so, hanno lievitato tipo 24 ore. Allora, adesso ho acceso il forno a 180 gradi, statico. Lo devo spennellare con il latte. Va bene così? Quando escono bisogna ribagnarli con del latte e con una glassa di acqua e zucchero a velo, dice. È arrivato il forno. Forno, forno, forno. Ok, inforniamo. Mo' il forno, informo tutte e due. Informa, informa. Allora, Allora. vai a cagare, deve cuocere per 30 minuti, ma io non resisto, non sono passati 15 e voglio vedere. C'è un Speriamo sacco di bene. profumo. C'è un profumo di cannella. Ah, se siete arrivati fin qua, scrivete Barbella, garofano Ma e cos'è? cannella. No, Gabriella, garofano e cannella, dai. Ma scrivi Barbella. Barbella. Ah, non è cotto, Non apri oddio. tutto, non apri tutto, Non vedo ecco. niente. Mi sono No. accecato. Non è cotti. Ecco, mezz'ora, passati 15 minuti. Ci vediamo fra altri 15 minuti. Allora, sono passati 30 minuti. Eccoli qua, guardate. Adesso bisogna vedere se sotto sono cotti. Si vede? Vedi? Sì, Devono non lo so, tossinare un po' eh. di più, sì. Forse sì. Adesso bisogna spennellarli col latte di nuovo, Ma no, come con la prima, glassa. e dopo con la glassa. Così dice, non lo so. Abbiamo preparato la glassa con lo zucchero a velo e l'acqua. Bella. Il profumo di cannella è buonissimo. Allora, mi A me non è. raccomando, scrivete Barbella, garofano e cannella. Eccole qua. Allora lo dico io. I buchi che ci sono è perché nel forno spariscono, nel nostro Si forno non riducono. è perché Zoe ne ha mangiata una e noi ne abbiamo divisa un'altra. Comunque le abbiamo assaggiate e sono buonissime. Sono veramente buonissime. Ne abbiamo divisa una io e Eleonora, ma Eleonora ne vuole un'altra mezza, quindi adesso. Quella gigante? Sì, certo. E Mi adesso non so che dispiace. dolce voglio per Allora. compleanno. Guardate com'è dentro. È veramente squisita. Se siete arrivati fin qua. No, 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 no. È buonissima. Poi c'è la parte esterna, mo, di Che questa è qui, che è croccante. diventata croccantina. E poi non è neanche troppo dolce. No, è dolce Top. dei dei. Mostraci dietro che cosa hai fatto, dai. Un Che vuol extra, dire? un bonus nel video. Ah, il Ha pane. fatto il pane e è venuto Ma buono. non lo so. No, Noi l'abbiamo assaggiato. Dan, Che stronzi. Tu non c'eri. Buon Oh, mi appetito. raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like se il video vi è piaciuto e provate a fare sta ricetta che sono veramente buoni. È abbastanza semplice, a parte le 27.000 ore di lievitazione. Vai col like, Zoe. Eccola, da quanto è che aspettavo. Ciao! Ciao, buona domenica!